Sarà chiuso ancora una volta ai pedoni e alle auto Corso San Giorgio a Teramo. La pavimentazione nuova di zecca e assai costosa si è deteriorata in meno di 2 anni. Un flop urbanistico di notevole portata al quale si cercherà di rimediare nei prossimi 15 giorni. Le mattonelle rotte saranno sostituite, il pavimento smacchiato e impermeabilizzato. Per quanto riguarda poi l'arredo urbano, previsto dal progetto iniziale, questo sarà deciso in accordo con i commercianti della via dello shopping Teramano. I lavori dureranno all'incirca una 15 giorni, saranno svolti per brevi tratti perché ci sarà una pulizia proprio fatta in modo manuale della pavimentazione per togliere, diciamo, tutte le impurità che ci sono e poi successivamente il trattamento che verrà dato per 2 volte in 48 ore. Siccome parliamo di circa 5.000 metri quadrati di superficie, ecco, diciamo, la tempistica è abbastanza lunga, anche se poi la ditta lavorerà diciamo, quasi ininterrottamente. Sotto un profilo della tipologia del lavoro, tecnicamente tratterà tutta la parte realizzata, escluso le zone che ancora devono essere ultimate, che sono praticamente i tratti di strada che devono le interconnessioni con Corso San Giorgio e le altre parti. Questo l'abbiamo fatto appunto nell'ottica di agevolare e di evitare che questi lavori si potessero svolgere in un periodo in cui i commercianti potranno tornare alla vita normale. Gli arredi sono stati scelti dall'ufficio tecnico che adesso dovranno essere acquistati attraverso il MEPA, però prima della messa in dimora faremo ovviamente un incontro con i commercianti, con il consorzio dei commercianti, appunto per decidere insieme, per condividere insieme la corretta ubicazione e l'installazione su Corso San Giorgio. Quindi un'operazione di condivisione e di democrazia partecipativa. Intanto l'assessore comunale Antonio Filipponi annuncia che una volta risistemato il Corso San Giorgio bisognerà valutare seriamente se consentire ancora al mercato del sabato di posizionarsi lungo la via ripulita e arredata.